ventiquattresima domenica per annum. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù ha portato nel mondo un'autentica inondazione di bontà che continua attraverso i santi. Pensate a San Francesco d'Assisi, a San Vincenzo de Paoli, a San Camillo dell'Ellis, a Don Orione, a San Giovanni Bosco, a San Giovanni Paolo II, a Maria Teresa di Calcutta. Sono i frutti di Gesù. Ma soprattutto Gesù ha gettato in mezzo all'odio degli uomini una sfida che solo Dio poteva lanciare, la sfida del perdono. E il perdono nasce dalla fiducia nella bontà come unica vera risposta per vincere la cattiveria umana. Sono impressionanti le parole che Gesù ha pronunciato mentre inchiodato alla croce era circondato da gente perfida e crudele. E Gesù disse, senza esitazione, Padre, perdonali. Questo è stato il suo continuo insegnamento. Gesù ha sfidato e sfida la nostra cattiveria con l'offerta del perdono e ci chiede di restituire il perdono che Gesù offre a ciascuno di noi. Pensate come l'hanno capito i santi. Mi limito a ricordare Santa Maria Goretti e la sua mamma. Con le pugnalate ancora fresche nel corpo, Maria Goretti, giovanissima, disse: perdona Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Questo è frutto dell'insegnamento di Gesù. Gli apostoli rimasero impressionati dal continuo richiamo al perdono. Un giorno addirittura Pietro si fece coraggio e disse a Gesù: ma anche noi dobbiamo seguire il tuo esempio? E fino a che punto? È sufficiente perdonare 7 volte? A Pietro sembrava di essere stato fin troppo generoso. Ma la risposta di Gesù è netta, netta. Non basta perdonare 7 volte, ma 70 volte 7, cioè sempre. Il perdono è una scelta di vita, non un atto solitario. Perché? Osserviamo innanzitutto il comportamento di Gesù. Un giorno, mentre sedeva a tavola nella casa di un fariseo che si riteneva una persona impeccabile e con la coscienza a posto, entra una donna notoriamente peccatrice. La donna si inginocchia ai piedi di Gesù per lo stupore di tutti, ma soprattutto dall'imbarazzo e l'indignazione dei padroni di casa. Tutti aspettano da Gesù un gesto di condanna, magari una bella pedata, ma la condanna non arriva. Anzi, Gesù dice al padrone di casa: tu esternamente sembri buono, ma dentro di te hai un cuore duro, un cuore sprezzante e quindi sei distante da Dio. Questa povera donna esternamente appare come una grande peccatrice, ma dentro il suo cuore si è acceso il pentimento e comincia a bruciare un sentimento di amore sincero verso Dio. Questa donna è meglio di te, personalmente, perché tu ancora non hai fatto un passo per metterti nella strada di Dio. Risposta impressionante. Da notare, Gesù sicuramente è disposto a perdonare anche il fariseo, ma affinché il perdono agisca è necessario il pentimento. Il pentimento mancava al fariseo, perché l'orgoglio non gli faceva vedere la sua cattiveria. In un'altra occasione, esattamente a Gerico, accadde qualcosa di simile. Gesù è circondato da tanta gente, ma improvvisamente posa lo sguardo su un uomo che si era arrampicato su un albero per vedere Gesù. L'uomo si chiamava Zaccheo. Quell'uomo, con quel gesto, aveva messo l'orgoglio sotto i piedi e si era esposto al ridicolo. Aveva detto con quel gesto che le sue ricchezze erano come un pallone che gli era scoppiato in mano. Zaccheo era diventato umile. Gesù lo chiama: Zaccheo, scendi, oggi devo venire a casa tua. Zaccheo scende
e Gesù entra nella sua casa e gli annuncia il perdono, perché in lui vede un vero e sincero pentimento. E Zaccheo diventa un uomo nuovo, un vero credente. Restituisco tutto quello che ho rubato e anche di più. Ecco il pentimento sincero. Un'altra volta buttarono ai piedi di Gesù una donna colta in flagrante adulterio. Alcuni uomini, secondo l'uso del tempo, avevano in mano le pietre per lapidarla. Cosa che accade ancora oggi, dove non è arrivato il cristianesimo, e accade in mille maniere. Domandano a Gesù: abbiamo ragione, sì o no? La risposta di Gesù è divinamente efficace. Certo che avete ragione, perché questa donna ha sbagliato. Però scagli la prima pietra colui che è senza peccato. E con lo sguardo, certamente Gesù li fulminò, leggendo nel loro cuore i desideri nascosti, impuri, e probabilmente anche l'uso adultero di quella stessa donna e di altre donne. Poi Gesù si mise a scrivere per terra in attesa. Racconta l'Evangelista Giovanni che le pietre improvvisamente caddero dalle mani, cominciando dai più anziani. E alla donna allora Gesù disse: hai sbagliato. E ora vedi le conseguenze amare del peccato. Inizia la vita nuova. Non peccare più. Questa è la conclusione. Il mio perdono è una mano tesa per salvarti. Perché Gesù si comporta così? Perché è così disponibile al perdono? La risposta è impressionante. Gesù perdona perché Dio possiede soltanto la forza dell'amore. E il perdono è l'atteggiamento tipico di chi ama veramente. Non c'è amore senza la capacità di perdonare. Noi con il battesimo abbiamo ricevuto un innesto con la vita di Dio. Dobbiamo pertanto avere gli stessi sentimenti di Dio. Questa è la conversione. Perché per questo motivo, nella preghiera del Padre nostro, Gesù ci fa pregare così: Padre, perdonaci come noi perdoniamo. Questa preghiera, che recitiamo tanto facilmente, non diventi la nostra condanna, ma sia il programma quotidiano della nostra vita. Abbiamo mille occasioni di perdono. Approfittiamone, e così saremo abbracciati dal perdono di Dio, di cui tutti abbiamo tanto bisogno ogni giorno. Quando preghiamo con le parole di Gesù, riflettiamo seriamente sul senso delle parole che diciamo e facciamole diventare la vita di ogni giorno. Don Primo Mazzolari, un santo sacerdote, un giorno disse: se altri odiano, non è una ragione per odiare anche noi. Si vince il male con il bene. Questo è il comandamento di Dio. Gli altri sono comandamenti degli uomini. Salutato Gesù Cristo.